spero di espletare le funzioni al meglio e sono contenta perché è un tema, diciamo che come donna è un tema molto caro e di poter portare un apporto positivo, di crescere anche personalmente perché è importante anche per me. Sono queste le prime parole di Silvana Ragni, nuova segretaria del coordinamento donne dello SPI CGIL Macerata. È stata eletta all'unanimità nell'ultima assemblea generale del sindacato dei pensionati italiani provinciale in un momento storico delicato per la condizione femminile. Io vedo un po' un'arretratezza in tutto, nei diritti, nei comportamenti. Questo mi preoccupa molto e direi che oltre al discorso della violenza, che naturalmente è trasversale, è qualcosa di molto importante nella vita di tutti i giorni, ma direi anche il ruolo della donna non solo nel lavoro ma anche nella cura della famiglia. Io ho un'età per cui mi ritrovo ad essere figlia, mamma e nonna, quindi tre ruoli, diciamo che ho lasciato il lavoro, però sono tre ruoli che ti assorbono completamente e sarei contenta, insomma, di poter spaziare in vari temi, via. Soddisfatta la segretaria dello SPI Macerata. Il coordinamento donne è un istituto statutario che si dovrà da qui ai prossimi 4 anni impegnare nella contrattazione sociale in tema di politiche di genere, nella prevenzione per quel che è possibile attraverso l'educazione alle violenze sulle donne, soprattutto sulle donne anziane, perché mentre per la violenza, ma senza volerla sminuire ovviamente, sulle donne in generale se ne parla molto, sulla violenza invece delle donne anziane c'è una sorta di pudore, sembra, o comunque di poco interesse. Invece anche le donne anziane sono vittime sia di molestie sessuali sia di violenze fisiche, soprattutto in famiglia.